Ciao amici di YouTube, oggi andrò a fare una delle paste iconiche italiane. Di cosa si tratta? È un primo piatto, veloce, ma con una certa difficoltà, che ha solo 3 ingredienti. Spaghetti, pepe e pecorino romano. Di cosa stiamo parlando? Della famosa cacio e pepe. In questo video vi mostrerò come farla perfetta. Ma prima di andare avanti vi chiedo gentilmente di mettere un bel like al video, così aiutate a far conoscere questo video nel mondo di YouTube. E se non siete iscritti, iscrivetevi, qua sotto c'è il tasto rosso di iscrizione, cliccatelo, eventualmente anche dopo cliccate anche la campanella, perché in questo modo avrete la notifica quando io inserirò nuovi video. Ma adesso basta con le chiacchiere, prepariamoci questo piatto veloce, ossia spaghetti, cacio e pepe. Let's go! Quindi, come vi ho detto, gli ingredienti sono spaghetti, e ho dei spaghetti di qualità trafilati in bronzo e di semolo di grano duro, sono della Garofalo. Poi sono andato a fare la spesa e ho trovato il pecorino romano. Quindi cosa ho fatto? Gli ho detto, vieni con me, ti acquisto subito. Quindi ho preso questo pezzo di pecorino romano, chiaramente c'è il pepe che è il secondo protagonista della pasta. Siccome è una pasta talmente veloce che io ho già messo già un pentolino con dell'acqua a bollire. Quindi mettiamo il sale. Mettiamo poco sale perché il pecorino romano, come voi sapete, è saporito. E buttiamo la pasta. È venuto il momento di grattugiarci il pecorino. Quindi in una ciotola grattugiamo il pecorino romano, perché per fare la cacio e pepe serve un pecorino romano. O meglio, se non usate pecorino romano non si può chiamare cacio e pepe. Il prossimo passaggio è tostarci il pepe. Prendete una padella antiaderente, la fate scaldare e mettete il pepe appena macinato. E di pepe ne vuole, quindi dobbiamo tostare il pepe. Non bruciare. Un bel po' di pepe. Impostate la macina a pepe in modo che vi gratti il pepe grossolanamente. Dovete stare attenti a non bruciarlo. Bene, il pepe ha tostato e quindi ne prendiamo una parte così e la mettiamo nella ciotola del pecorino romano grattugiato. Nella padella, per evitare che si bruci, mettiamo dell'acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo un goccio di acqua di cottura della pasta. Incominciamo a girare con un cucchiaio.
mettiamo un altro goccio d'acqua, ok, ancora un ultimo goccino e ci siamo quasi per avere la pastella, che non deve essere proprio una pastella. Bene, questa è la pastella della cacio e pepe che dovete avere per fare una pasta cacio e pepe perfetta. Quindi la lasciamo qua, controlliamo la cottura della pasta. Ci siamo, perché dobbiamo saltare la pasta in padella. E terminiamo la cottura in padella con il pepe. Bene, e adesso per fare bene la pasta praticamente ci allontaniamo dal fuoco, perché la cacio e pepe è come la carbonara, non va fatta mai a fuoco acceso. Siccome io qua ho una piastra, anche se chiudo il contatto questa rimane calda fino a raffreddarsi da sola, quindi mi sposto sul tagliere con un sottopentola. Mettiamo cacio e pepe e mangiamo, abbiamo gli ingredienti. E ci regoliamo per fare la crema sempre con l'acqua della pasta. Ed ecco qua la cacio e pepe. A me piace mettere dell'altro pepe. Sua maestà cacio e pepe, una grattatina di pepe e un po' di pecorino. Facciamo la prova d'assaggio. Per gli amanti del pepe questa è proprio una bomba. Se vi piace il video mettete un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale di cucina italiana. E lo chef Jason da Lastra vi manda un saluto e ci vediamo al prossimo video.